Il tipo di lavoro che vorrei introdurre e presentare con il webinar di oggi è un tipo di lavoro sulla riflessione, perché ecco, quando faccio questi webinar, quello che io voglio fare è semplicemente, non ho risposte pronte da dare, no? Però volevo mettere sul tavolo, una riflessione sulle, come posso dire, le componenti che ci permettono di aiutare i nostri bambini a sviluppare le competenze di ascolto, che sono poi delle riflessioni che possono essere integrate nel nostro lavoro di tutti i giorni, in classe, evidentemente, non particolarmente, ripeto, con l'occhio alla performance. Quindi oggi non parliamo di consegne, oggi non parliamo della tipologia di esercizi, oggi non parliamo della gestione dei tempi, che sono invece gli argomenti di cui parlerei se dovessi parlare di come aiutare un ragazzino a prepararsi a un, che ne so, a un movers oppure a un imbalzi, ma parliamo proprio di come si fa, cioè di come funziona il cervello quando deve capire. Quindi quali sono le cose che io devo fornire a questo cervello perché mano a mano questo tipo di intelligenza maturi e giri, perché ovviamente oggi l'ho sentito dire in uno dei video che guardo per prepararmi, non c'è nessuna intelligenza che neanche la più spiccata alla nascita che sia in grado di attivarsi da sola. Cioè, il punto è che tutte le intelligenze hanno bisogno di uno stimolo esterno per poter sbloccare i loro meccanismi e effettivamente svilupparsi. Ok, quindi oggi parliamo della listening comprehension. Eccoci qua. Allora, permettetemi i soliti 2 minuti di pubblicità iniziale, perché tutto sommato lo faccio anche per farvi conoscere i corsi che facciamo. Siamo alla fine dell'anno, nel mese di maggio. So che è molto impegnato, molte persone me l'hanno già detto che è un periodo proibitivo per fare corsi, però comunque sia, io li ho già messi in calendario, per cui ci siamo. Dopodomani parte Multisensory English, che è il corso, diciamo così, più omnicomprensivo dei nostri, più generale da un certo punto di vista. Multisensory English è un corso di 20 ore, comincia il 10 maggio, prevede 8 date in diretta, il 10, il 17, il 24, il 31 maggio dalle 17:30 alle 19:30. Queste lezioni in diretta, queste 8 ore vengono registrate, per cui se anche qualcuno avesse piacere di farlo, ma non può essere presente durante le lezioni, non è un problema perché tutti i contenuti vengono registrati e poi messi in piattaforma dove restano a disposizione per la vostra consultazione per sempre. In piattaforma ci sono contenuti per un totale di 20 ore, quindi 8 più 12. Vi ho messo giù, ho fatto la fotografia, lo screenshot della piattaforma di Multisensory English, quindi sostanzialmente proprio di come è fatto il corso, quali sono gli argomenti che vengono trattati in questo corso. Parleremo dell'integrazione sensoriale, del fatto che non esistono informazioni che ci giungono pure in qualche maniera, tutte le nostre informazioni visive, uditive nell'esperienza di tutti i giorni sono necessariamente integrate. E essere consapevoli di come funziona l'integrazione sensoriale è molto importante per un insegnante. Uno, perché riesce a massimizzare in qualche maniera l'impatto della propria azione, integrando informazioni che lavorano sull'udito e sulla vista contemporaneamente, oppure sull'udito e la cinestesi, diciamo così, il movimento continuamente. Tanto per fare l'esempio più banale di questo mondo, le action song funzionano così bene esattamente perché c'è un'integrazione di mimo, parola e ritmo, no? Sostanzialmente. Quindi sono strumenti estremamente potenti. Ma essere consapevoli di questo è estremamente importante anche per capire dove sono le difficoltà. Quando io ho un ragazzino con difficoltà attentive, per esempio un ragazzino che mi vola via facilmente, si distrae facilmente,
mente, può essere molto utile essere consapevoli di questi meccanismi per andare a creare delle bolle di attenzione tramite il coinvolgimento. Per cui parleremo di questo, poi parleremo invece di fonetica. La fonetica è molto importante perché non è un argomento, io l'ho studiata solo all'università la fonetica, ma in realtà se ci andiamo a pensare è veramente la base, no, della lingua. I nostri sensi percepiscono la lingua parlata, ma anche scritta, e che cosa percepiscono? Qual è la forma che la lingua ha quando incontra i nostri sensi? E come effettivamente avviene l'acquisizione di questa lingua? Avviene attraverso i sensi, attraverso una struttura molto precisa che si chiama neurone a specchio, che è una struttura motoria, ecco, questa cosa dobbiamo saperla, che si integra con le informazioni visive e uditive, e torniamo al discorso di prima. Se siamo consapevoli di queste cose, possiamo insegnare i suoni della lingua, che è un ottimo da lavoro per finire il discorso che stavamo facendo prima, da fare in prima elementare, prima di cominciare a leggere e scrivere. Faremo un micro training fonetico, per cui vedremo un pochino quali sono le caratteristiche dei suoni che l'inglese ha e l'italiano no, ai quali dobbiamo formare i bambini, no? Perché se un bambino non percepisce il suono z, perché nell'italiano suono z non c'è, noi siamo in grado di fargli percepire il suono z di mother e fargli sentire la differenza tra mother e think, ok? Soltanto se glielo insegniamo esplicitamente, perché nella nostra lingua quel suono non c'è e tipicamente viene percepito come una D. Questo è quello che succede il più delle volte, e quindi tutti i problemi di listening comprehension, oggi ne parleremo. Lavoreremo su alcune attività ritmiche per aiutare i bambini a pronunciare, non perché vogliamo dei piccoli oxfordiani, ma perché effettivamente una buona acquisizione, anche implicita, fa niente se poi non riescono effettivamente a pronunciare come un inglese, però una buona articolazione di questa parte migliora moltissimo la listening comprehension, la consapevolezza anche implicita dei suoni specifici. Poi, cos'altro vedremo nel corso? Vedremo il vocabolario, attività per acquisire o apprendere il vocabolario. Se avete mai frequentato qualche lettura di Krashen, sapete che esiste una differenza tra l'acquisizione spontanea, quella che particolarmente si assorbe dall'ambiente, e quindi tutto quello, per tornare agli esempi di classe, che può essere passato attraverso la routine, attraverso i saluti, eccetera, le cose che vengono ripetute vanno un pochino automaticamente, o invece le attività esplicite, le attività di apprendimento. Quindi vedremo un po' di attività concrete, il corso vuole essere più concreto possibile, per insegnare le parole, quindi attività multisensoriale legate all'apprendimento, all'arricchimento lessicale, e parleremo anche delle collocation dei lexical chunks, perché effettivamente non c'è niente di meno, come possiamo dire, economico, ma nel senso proprio buono del termine, meno efficiente di insegnare una parola per volta. Le parole da sole, senza un contesto, effettivamente sono sterili. No, non servono a niente, mentre se noi cominciamo ad implementare nel nostro lavoro l'insegnamento non delle parole, ma di espressioni che hanno un'utilità ai chunks della lingua, no? Have breakfast, no? Per dire, oppure anche cose che non sono così legate come have breakfast, tipo study math, ok? Con lo stesso sforzo mnemonico noi riusciamo ad imparare contemporaneamente due parole, non solo, riusciamo anche a cominciare a formarci un'idea utile di lingua, perché effettivamente con quelle parole riesco a fare delle cose, riesco a dire delle cose. È una delle basi del metodo audio-orale che andava di moda quando studiavo io negli anni 90, ma che adesso non vi sto proponendo evidentemente, ma da cui si può prendere un'idea interessante, il fatto che la lingua è un sistema combinatorio ed effettivamente dobbiamo essere intelligenti nella scegliere quali mattoncini presentare ai bambini, perché un mattoncino da solo non fa niente, ma se sono in grado come un Lego di insegnare una piccola struttura, con lo stesso sforzo mnemonico posso fare tante cose e fargliela manipolare con un significato senza arbitrarietà. A questo proposito parleremo del costruire le frasi. Avevo già fatto un webinar che è andato molto bene, tra l'altro, su che cosa significa veramente sapere la grammatica di una lingua. Non vuol dire imparare le regole, vuol dire utilizzarla.
Vuol dire fare delle ipotesi sul funzionamento delle frasi che si sentono. E questa cosa qua si può fare sicuramente con l'ascolto, certo, ma si può fare anche, specialmente se ho poco tempo e devo essere più efficiente possibile, con un sistema costruttivista che ho chiamato multisensory grammar. Se qualcuno di voi ha Billy Bot, a partire dalla terza elementare, nei capitoletti di grammatica, c'è una cosa che mi piace molto che hanno fatto, che si chiama visual grammar. Io in realtà non l'avevo visto ancora Billy Bot, lo facevamo noi da qualche anno, multisensory grammar è una cosa molto simile, ma è anche cinestesica, perché le frasi si manipolano fisicamente, e che ne parleremo in questa parte qua. Parleremo, e qui arriviamo all'argomento su cui ci focalizziamo oggi, di listening comprehension, e quindi quello di cui parlerò oggi sarà un accenno esattamente di questa unit qua, ok? Parleremo di come funziona la comprensione, questa particolare forma di intelligenza che è la comprensione del testo, che cosa richiede e come funziona, ok? Che cos'è quella che in linguistica chiamiamo expectancy grammar, ok? Poi, io ho già parlato giovedì scorso, ho visto che ci sono diversi di voi che hanno partecipato sia oggi che la scorsa settimana, a come strutturare uno storytelling, sia per catturare l'interesse, sia per passare, come posso dire, senza tradurre dei concetti in modo tale che siano comprensibili. Oggi lo ritocchiamo quell'argomento perché evidentemente erano, come possiamo dire, contigui. Questi due temi, però lo storytelling secondo me è una grandissima attività, la scuola primaria è un'attività che può veicolare tantissime cose e che va fatta, naturalmente va fatta con dei criteri che siano compatibili appunto con le nostre consapevolezze su come funziona l'intelligenza della comprensione, l'expectancy grammar. Parleremo anche di reading comprehension, che è una cosa leggermente diversa, e parleremo di un altro argomento molto importante di cui, a cui faremo, spero di fare in tempo, un accenno anche oggi, ovvero sia il ritmo, la musica dell'inglese. Se noi per esempio siamo consapevoli della differenza ritmica tra content words e function words, possiamo dare ai nostri bambini una mappa fondamentale per gli esercizi di listening comprehension a scuola e per ascoltare e capire gli inglesi fuori scuola, che vale per tutta la vita, è molto importante. Poi, ripeto, parliamo di reading comprehension, quello si vede che mi è scaduto un argomento da un capitolo all'altro, però metto a posto. Parliamo dei requisiti di leggibilità, anche da questo punto di vista spesso i libri sono un po' carenti, ma se noi abbiamo in classe un bambino o più bambini con delle problematiche nell'accesso visivo, non vuol dire che non ci vedono, ma vuol dire che possono avere, diciamo così, una sensibilità al disordine visivo, per esempio, o delle difficoltà legate proprio alla visione, cioè alla processazione degli stimoli visivi, per cui effettivamente una pagina molto disordinata, molto eterogenea, molto colorata, effettivamente li distrae senza informarli. Mentre ci sono delle linee guida molto precise, molto utili su cosa bisogna fare per rendere leggibili i nostri testi. Parleremo di come si facilita comprensione scritta del testo e quali sono gli esercizi che si possono fare per fare reading comprehension, ok? Quali esercizi sono più inclusivi, meno inclusivi, ok? E poi parleremo di speaking, ok? Speaking che non vuol dire soltanto che speaking è parlare, evidentemente, però noi la prendiamo un po' dalla lontana, perché lo speaking è un atto di comunicazione e la comunicazione deve cominciare prima che i bambini siano in grado di parlare in inglese. Per cui parleremo di TPR, la comunicazione nella fase silente, come cominciare a costruire la comunicazione prima che i bambini siano in grado di risponderci in inglese, veicolando, come diciamo prima, la comprensione e la comprensione reciproca anche rispetto a un feedback non verbale. E dopodiché parleremo di come strutturare piano pianino la frase, il dialogo e dare feedback sull'errore. Ok, ho finito, per cui adesso vi ho un pochino raccontato come sarà il corso che comincia mercoledì, qualora poi siate interessate, avete delle domande, eccetera, sono a vostra disposizione, le iscrizioni sono ancora aperte. Cominciamo. Quali sono i processi tipici di questa particolare intelligenza, della nostra capacità di comprendere un testo, che sia scritto o che sia orale, non ha importanza. Prima, consapevolezza. La comprensione
è il frutto di un'interazione dinamica tra le informazioni che sono testuali, quindi che possono essere desunte dal testo, testo che ascoltiamo oppure testo che leggiamo, ma la comprensione non sono quelle informazioni. La comprensione è il frutto di un'interazione dinamica che accade in una specie di serbatoio molto preciso all'interno del nostro cervello che si chiama memoria di lavoro, nei quali si confrontano e si trovano, diciamo così, informazioni testuali e informazioni che sono già presenti nella mia testa e nella mia esperienza. Vi faccio un esempio così sono più chiara. Io non posso dare un testo e pretendere di parlare di pesci ad un bambino che non sa che cos'è il mare, che non ha mai mangiato un pesce, che non ha mai visto un pesce. È assolutamente fondamentale che siamo consapevoli del fatto che quando noi presentiamo un testo stiamo lavorando con bambini che hanno una loro, normalmente limitata per via dell'età, esperienza e conoscenza delle cose, del mondo. Okay? Per cui bisogna essere sempre molto consapevoli di che cosa intendiamo per comprensione e a quale tipo di comprensione possiamo veramente arrivare senza un'opportuna mediazione. Oppure, se vogliamo arrivare a una comprensione piena, naturalmente è compito dell'insegnante mediare. Okay? E poi oggi vediamo come. Le informazioni, c'è anche dire un'altra cosa, non sono necessariamente tutte informazioni date. Quando noi facciamo l'atto dell'intelligenza e della comprensione, non è necessariamente soltanto l'incontro e il linking, l'operazione tra le informazioni testuali e le informazioni già in nostro possesso, perché la comprensione ha un atto particolarmente intelligente che le è tipico, che è l'inferenza. Quindi anche in questo caso bisogna sempre analizzare il tipo di testo che stiamo presentando e da una parte verificare qual è la comprensione, la conoscenza del mondo che presuppone la comprensione di questo testo, oppure le strategie che il nostro bambino può effettivamente alla sua età, con le sue competenze, mettere in campo per inferire il significato. Sostanzialmente, tre componenti della comprensione del testo sono le parole, che devono essere colte sia nel loro aspetto formale, il significante, la parola scritta, se sto leggendo la parola udita, se sto ascoltando. Le frasi, sì, perché le parole hanno senso soltanto in un contesto di frase. E se io metto delle parole e non le metto in una frase, non sono necessariamente in grado di trarre, di estrarre un significato da queste. Banalmente, lo stesso esempio che ho fatto venerdì, lo ripeto, scusatemi, in italiano io dico la mamma guarda la zia. E dicendo la mamma guarda la zia, io immagino che la mamma ha gli occhi sulla zia. Questo perché? Perché l'italiano è una lingua, soggetto, verbo, oggetto, io senza neanche pensarci, la prima parola che incontro, che è la mamma, capisco che è quella che sta svolgendo l'azione. Ok? Quindi quando io leggo la frase la mamma guarda la zia, mi immagino che la mamma ha gli occhi rivolti sulla zia. Non è così scontato. Quando vediamo una lingua straniera, per esempio l'inglese con le inversioni, potrebbero, che non esiste l'italiano, in italiano l'inversione con la domanda, potrebbe sovvertire questo ordine implicito e mentale che ci permette di estrarre il significato dal testo. Quindi come insegnante è qualcosa che dobbiamo mediare, comprendere se è una difficoltà, magari non lo è, e nel caso mediarla. Inoltre abbiamo una serie di informazioni che sono contestuali e paratestuali. Ovviamente nel caso, per esempio, di un testo scritto, qua non l'ho scritto, ho sbagliato, ci sono altre informazioni che possiamo trarre, che ci aiutano ad estrarre il significato, che possono essere l'immagine, il titolo, la tipologia di libro, la tipologia di lettura. Nel caso invece di un ascolto abbiamo altre informazioni, l'intonazione che sta utilizzando. Se anche io, per esempio, non so che in inglese ho l'inversione delle ordini delle parole, però magari riconosco un'intonazione ascendente che mi fa scattare l'idea, ah, forse mi sta chiedendo qualcosa, non sta affermando, per esempio. Ed inoltre, quando io sto facendo uno scambio con una persona, traggo moltissima informazione dalla mimica. Ok? O dal sapere chi è questa persona e che intenzione comunicativa può avere nei miei confronti. Ok? Tutte queste sono le componenti che ci permettono effettivamente di estrarre significato dal testo, questo atto di intelligenza chiamato comprensione. Adesso lavoriamo un attimo, facciamo un po' di focus sulla listening comprehension. Rispetto alla reading comprehension, la listening comprehension ha una caratteristica molto particolare, è il fatto di essere veloce, ma non veloce
istantanea, perché la comunicazione tra umani, la conversazione, richiede risposte in tempo reale. E quindi, non so se è una cosa a cui avete già fatto caso, vi hanno raccontato, probabilmente sì, sicuramente non è che è una formazione nuova, ma il nostro sistema, il nostro cervello, il computer che ci perché ha la potenza di un computer quantico, il nostro cervello, dire qualcosa di veramente incredibile. Che cosa sta facendo? Voi che cosa state facendo per comprendere me? In questo momento, mentre sto parlando, voi state anticipando ogni mia frase. Voi, mentre io sto parlando, nel vostro cervello state finendo le frasi prima che io le finisca. Il tempo della mia pronuncia è più lento del tempo della vostra anticipazione. Ora che io ho finito di anticipare, di comprendere la frase, voi siete già pronti a rispondermi, avete già anticipato il significato della frase, elaborato la risposta, siete pronti a pronunciare la risposta. È abbastanza incredibile, ma lo facciamo in continuazione e lo facciamo sin da un'età estremamente tenera. Questi sono meccanismi non volontari, bensì automatici. Quindi quando una persona tende a finire le nostre frasi o rispondere prima che abbiamo finito, in realtà non è un maleducato, magari non è particolarmente educato il fatto che non si sappia censurare, ecco, quello sì, ma quello che sta facendo è quello che implicitamente facciamo tutti noi. Avete presente quando scrivete un'email e Google si completa la frase in grigio? Ecco, questo è esattamente quello che state facendo voi in questo momento mentre mi state ascoltando. Ma è ancora più profondo di così, nel senso che voi vi potreste chiedere: ma come faccio io ad anticipare quello che dice Claudia? Io Claudia non la conosco neppure. In realtà voi avete nel vostro cervello, come ce l'ho anch'io, come ce l'abbiamo tutti noi umani, una struttura estremamente antica. Antichissima, ed è una struttura di tipo motorio, no? Che nasce per imparare i movimenti, per imparare a camminare, per imparare a mangiare, ok? Si chiamano neuroni a specchio. Quando, dal punto di vista della comunicazione, i neuroni a specchio hanno fatto il grandissimo miracolo di fare sopravvivere l'Homo sapiens, che non ha squame, non ha zanne, non ha zoccoli, è piccolino, di fare sopravvivere l'Homo sapiens, perché come è sopravvissuto nella giungla l'Homo sapiens? Comunicando, mettendosi insieme, collaborando. Questa cosa è possibile dall'enorme efficienza della nostra capacità di comunicare, dell'enorme velocità anche con cui noi riusciamo a scambiarci le informazioni. E come succede? Cosa c'entrano i neuroni a specchio, che sono un meccanismo di tipo motorio con tutto ciò? Bene, vi ricordate, vi ho appena finito di dire, che voi state completando le frasi che io sto dicendo prima che le finisca? Ecco, questo perché mentre io parlo, grazie ai neuroni a specchio, voi state implicitamente ripercorrendo la maniera, le cose, i movimenti muscolari che io sto facendo per parlare, e state implicitamente parlando insieme a me. È una forma di immedesimazione che ci consente la comprensione più veloce rispetto a una comprensione basata sull'intelligenza. Quando voi mi ascoltate, state parlando in un certo senso insieme a me. Voi mi chiederete: ma Diamine, ma come faccio a sapere che cosa stai dicendo? Completate le frasi su base statistica, esattamente come fa Google, Google quando io finisco, quando scrivo le mail e mi finisce le frasi. Mica Google mi conosce, no, però Google ha un database di come le frasi di solito vanno a finire quando cominciano in quel modo lì, e anticipa. Quindi voi sostanzialmente state facendo un'operazione che a questo livello non è nemmeno cognitiva, è automatica, ok? Certamente l'informazione automatica di completamento della frase, che vi permetta effettivamente di capire in tempo reale, funziona molto 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 meglio quando voi conoscete la situazione, quando voi sapete di che cosa sto parlando, quando voi conoscete la mia intenzione comunicativa, quando voi conoscete la lingua nella quale io sto parlando e il codice di comportamento che io ho. Ok, tutte queste cose fanno parte del nostro database statistico che ci permette effettivamente di fare l'operazione di intelligenza chiamata comprensione. Quindi sostanzialmente i meccanismi automatici di anticipazione, per fare un recap, il cervello riconosce dei pattern, ok, su base statistica, e tende a completare le frasi. Ok, lo abbiamo spiegato. Ciò avviene su base statistica, ok? Ed è l'anticipazione che ci permette di rispondere in tempo reale. Tuttavia,
meno è esercitata la lingua, quindi meno dati io ho, ok? Minore è l'efficacia dei meccanismi che funzionano su base statistica, perché esattamente come adesso noi tutti stiamo lavorando, io no, per favore, stiamo allenando ChatGPT, ok? Quindi stiamo dando tanti dati a ChatGPT, stiamo educando questo bambinone quantico di ChatGPT, io però in una lingua straniera tutti quei dati non ce li ho. Ok, non sono in grado magari di essere altrettanto veloce, efficace e in grado di comprendere, perché mi mancano dei dati. E tra l'altro in una lingua straniera spesso cade che molte parole, quando una persona parla, non sono note. Ok? Se mi capita in un discorso di 5 minuti di non conoscere due parole, di solito può capitare anche in italiano, comunque nella lingua madre, il mio cervello sostituisce, no? Indovina, riempie quei gaps di informazione. Ma se io sono esposta ad una lingua dove i gaps di informazione sono tanti, il mio cervello non ce la fa più a riempire gaps in tempo reale, permettermi di fare l'operazione intellettuale della comprensione. Ed inoltre noi non dobbiamo soltanto pensare in termini di parole, ok? Per cui capisco tutto, ma esattamente come un close mi manca una parola qua, una parola là. In realtà quando io sono esposta ad una lingua straniera non sono esposta soltanto a parole che non conosco, ma anche ad una fonologia diversa dalla mia, ok? A un'intonazione diversa dalla mia, a un codice di comportamento, una pragmatica diversa dalla mia. Ok? Per cui tutte quelle operazioni che normalmente io eseguo automaticamente sono un po' imballate, perché gli mancano le informazioni. Questo è esattamente il motivo per cui io dico sempre che la traduzione non risolve i problemi. La traduzione è una specie di toppa. Cioè, se io dico ad un bambino una qualsiasi frase in inglese, che ne so, bring me your book, please. Il bambino non capisce e io dico bring me your libro, please. Ok, a parte che è orrendo, ma io non ho veramente risolto il problema. Ho messo una specie di pezza che sblocca il meccanismo su quella frase e quel contesto, effettivamente, ma a livello di costruzione dell'operazione intellettuale della comprensione, soprattutto costruzione della skill, quindi non di questo singolo enunciato, ma proprio della capacità globale di saperlo fare, non ho risolto il problema, perché io mettendoci la pezza, la toppa della singola parola o della frase intera, peggio mi sento, per comunicare, ho comunicato, ok? Su quello siamo d'accordo. Infatti ci sono dei contesti in cui è utile farlo, perché è necessario comunicare, al di là dello skill della comprensione, ma penso che sarete d'accordo con me che effettivamente non ho fatto niente dal punto di vista della costruzione di questa competenza, ok? Allora, sostanzialmente, se ci mancano dei dati, ok, che cos'è che dobbiamo fare? Acquisire questi dati. E qual è la maniera migliore per acquisire questi dati? Sentirli, ok? Non c'è una maniera alternativa, questo Krashen ce lo dice in continuazione, non c'è una maniera alternativa alla pratica, all'esposizione linguistica per acquisire la lingua. La pratica è necessaria, l'ascolto è necessario, perché, ormai l'avete imparato, l'ho detto, perché noi comunichiamo sulla base di una serie di procedimenti automatici basati sulla statistica. Ok? Quindi abbiamo bisogno di molta esposizione allo stimolo. Tuttavia, e questa è un'altra cosa che come insegnanti non può non farci scattare un pensiero, l'esposizione per essere efficace e guidare allo sviluppo della comprensione deve essere strutturata. Ok, ci sono stati negli anni 90 degli importanti studi in Canada sul CLIL. Perché? Perché il Canada, come sapete, è una nazione bilingue, no? È una nazione bilingue, ci sono i francofoni, ci sono gli anglofoni. E in tutte le scuole del Canada si insegnano entrambe le lingue. Però non è vero, se qualcuno di voi è in Canada lo sa, che tutti gli anglofoni parlano bene francese e tutti i francofoni parlano bene inglese. C'era proprio, e negli anni 90 è stata studiata questa cosa,
curiosità da perché in una nazione bilingue effettivamente non c'è una diffusa competenza bilingue, non che ne so un po' di francese, non che so un po' di inglese, bilingue. E la conclusione a cui erano arrivati alla fine di corposi studi era che cosa facevano nelle scuole del Canada negli anni 90? Entrava l'insegnante di francese nelle scuole inglesi e attaccava a parlare in francese, senza nessuna mediazione, come parlasse con i francofoni. E che cosa succedeva nelle scuole degli anglofoni? Scuole dei francofoni, entrava l'insegnante di inglese, nelle scuole degli anglofoni l'insegnante di francese, senza nessuna mediazione, esattamente come se parlasse a dei madrelingua. Questa roba qua non funzionava. Perché non funzionava? Non funzionava perché una cosa è avere una mediazione rispetto ai dati. Okay. Come io faccio sempre lo stesso esempio, la mamma che insegna la lingua al bambino. La mamma che insegna la lingua al bambino non si comporta come una specie di stazione radio. La mamma che insegna la lingua al bambino attua un'opera di mediazione fantastica, è naturale, sta nei nostri geni umani saperlo fare, per cui la mamma, se vuole dare un biscotto al bambino, dice ok, questo è il biscotto, gli fa vedere il biscotto, attira l'attenzione del bambino sul biscotto, ripete molte volte, glielo fa toccare, glielo mostra. Questa si chiama mediazione ed era esattamente questo tipo di lavoro che nelle scuole francofone del Canada non facevano gli insegnanti di inglese e viceversa. Per cui quello che mancava era la mediazione, non basta l'esposizione. Finanche in un paese bilingue come il Canada, se l'esposizione non era mediata, ok? Non funzionava. Ovviamente la mediazione non è la traduzione, la mediazione è tutto quello, per essere molto chiari, poi ne ho parlato giovedì scorso, per cui nel caso potete andare a riguardare il video dove c'è anche uno spezzone di Krashen, il papà dell'input comprensibile, la mediazione è tutto un altro tipo di lavoro. Ma ci sono altri esempi che vi posso fare per quanto riguarda il fatto che non basta esporre, bisogna guidare. Per esempio, in Giappone, Cina, Corea, non esiste una distinzione tra due fonemi liquidi, R ed L, R, L, ok? Sono tutti categorizzati come un unico fonema, un pochino come se io vi dicesse matto o matto, ok? Sono due A per il vostro cervello, non c'è nessuna differenza tra queste due A. Per loro R e L sono lo stesso fonema. Quindi se noi vogliamo che un bambino asiatico sia in grado di comprendere in italiano latte e ratto e sentire questo fonema diverso all'inizio della parola latte e della parola ratto, noi dobbiamo lavorare su di lui per fargli riconoscere i due fonemi diversi e fargli sentire proprio a livello di articolazione che si tratta di due fonemi diversi e che anche se nella sua lingua sono lo stesso fonema, quindi non c'è un valore distintivo percepito esattamente come matto e motto, ok? Per loro RL è la stessa cosa, sono due varianti di pronuncia, diciamo così, nella nostra lingua invece ha valore distintivo, per cui se noi vogliamo che il ragazzino sia in grado di comprendere quando dico ratto o latte e sia in grado di riprodurre latte o ratto, glielo dobbiamo insegnare. Questa è un'altra forma di mediazione. Quindi, focus sul significante. Il significante, ve lo ricordo, è la forma delle parole, ok? I fonemi con valore distintivo, come R e R e L in italiano, per esempio, devono essere insegnati. Per esempio, voi avrete sentito Renzi, no? Che Renzi, per dire, ma questo è l'errore più comune di tutti gli italiani, che anziché dire l'articolo Z, dice de, ok, lo prendono in giro su Renzi Magic English. Ok, ma questo perché? Perché noi non percepiamo Z, se, però in inglese Z ha valore distintivo, esattamente come il nostro latte e ratto, per cui noi dobbiamo insegnare ai bambini che questi fonemi esistono in modo tale che piano piano siano in grado di percepirli e riconoscere le parole che ne sono caratterizzate anche dal punto di vista del significato. Un'altra caratteristica fondamentale è la prosodia. Allora, la prosodia è tutto, è prima della fonetica. Noi siamo in grado di capire l'intenzione comunicativa della mamma prima di capire le parole della mamma. Noi capiamo immediatamente se la mamma ci sta facendo una domanda, se la mamma è arrabbiata, se la mamma sta chiedendo un'informazione. La prosodia, il ritmo,
la comprensione di queste cose qua è precedente, la comprensione, lascia perdere delle parole che viene molto dopo, ma anche della fonetica stessa, è la prima componente della lingua, è quella che i bambini dimostrano di saper riconoscere addirittura nella pancia della mamma, ok? Riconoscono la voce e la prosodia. E sono in grado di riconoscere le prosodie di due lingue diverse. Quando il bambino piccolo, 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 poche ore sente la voce della mamma, è tutto contento, no? Ciuccia più veloce. Quando sente una persona che parla come la mamma, che vuol dire con lo stesso ritmo caratteristico di quella lingua, è contento, ciuccia veloce. Quando sente una lingua con una prosodia diversa, è indifferente, non riconosce. Noi siamo in grado di riconoscere questi segni soprasegmentali prima di riconoscere le parole. Ed inoltre, ovviamente, fa parte del significante, come ho detto prima, anche l'ordine sintattico delle parole della frase, una cosa a cui non riflettiamo neanche perché è un pochino come l'aria che respiriamo, ci siamo abituati, ma non tutte le frasi, non tutte le lingue, chiedo scusa, hanno l'ordine soggetto, verbo, oggetto. Magari qualcuno di voi conosce il tedesco, magari qualcuno di voi ha studiato latino e le mille altre lingue che effettivamente sono caratterizzate da un altro ordine. Quelle sono le strade neurologiche che ci permettono di passare dalla percezione alla comprensione. Focus sul significante, sul significato, chiedo scusa, cos'è il significato? È l'idea veicolata da quella parola che sentiamo, leggiamo. La prima cosa, ovviamente, è la connessione tra qualche parola, l'attribuzione del significato alle singole parole, per cui quando io dico bottiglia, ovviamente, questa qua, ok? Ma come dicevamo prima, non tutte le informazioni che io effettivamente traggo da un testo, ascoltato, letto, sono informazioni evidenti. Fa parte dell'intelligenza, della listening, no, scusate, della comprensione, saper fare inferenze. Cioè, anche se una cosa non è evidente, comprenderla lo stesso. Ok? L'estrazione del significato avviene per una serie di operazioni che non sono appunto soltanto operazioni di comprensione della parola, ma sono allusioni, citazioni, connessioni implicite, ok? Il lavoro di tipo logico, riferimento ad una cultura che noi e voi, per esempio, condividiamo, che quindi sappiamo leggere implicitamente. E inoltre, adesso magari non in prima elementare, non in seconda elementare, non in quinta elementare, ma molto spesso noi siamo esposti addirittura a testi che hanno dei procedimenti retorici, come per esempio l'ironia, che può capovolgere veramente il significato rispetto a quello che leggiamo. E queste sono tutte cose di cui noi dobbiamo tenere conto quando pensiamo a cosa devo fare per costruire. Ma questo vale anche per l'italiano, sia chiaro, per costruire la competenza di comprensione dei bambini. Adesso lo diciamo in termini inglesi, ma ripeto, è una cosa che fa parte della costruzione del nostro skill della comprensione. In linguistica si chiama expectancy grammar. Allora, la comprensione è il risultato di un processo globale di creazione di ipotesi. Ora, ripeto, mentre io sto parlando, voi state completando statisticamente le frasi e state mano a mano ipotizzando non solo come finirà le frasi, ma che, dove voglio andare a parare, che cosa sto dicendo. E siete velocissimi e impliciti, quindi no, non consapevoli, mentre state facendo ipotesi per capire cosa sta dicendo la Claudia. Queste ipotesi che voi mano a mano state facendo, le frasi che state completando, vengono verificate mano a mano che la Claudia parla effettivamente. Per cui voi avete contemporaneamente il vostro meccanismo di ipotesi e il vostro meccanismo di ascolto e controllo. Okay. Chi è in grado di comprendere in realtà è la persona che è in grado più efficientemente, chi comprende meglio, diciamo così, di anticipare, okay, ciò che potrà comparire in quel testo lì. Okay. Infatti noi chiamiamo questa capacità di anticipazione, di creazione di ipotesi efficiente, expectancy grammar, la grammatica dell'anticipazione. Vi faccio un esempio pratico. Sono al bar, ok? Quando sono al bar, proprio per il fatto che sono al bar, okay, io so che nel bar succedono una serie di cose. Si chiede un caffè, si ordina, si saluta il barista, si chiede il costo del caffè, si paga, si saluta, si rifiuta, si accetta, si ringrazia. Okay. Quindi nel momento stesso io in cui sono al bar, okay, ho nella mia testa una serie di aspettative, expectancy grammar, aspettative che suggeriranno una serie di atti pragmatici normalmente di quel genere lì. Ok? Poi per carità può succedere qualcos'altro, io posso entrare al bar e, Dio non voglia, assistere a un omicidio.
nel bar. Però normalmente se io entro nel bar non mi aspetto di assistere a un omicidio, mi aspetto di vedere altre persone che come me chiedono un caffè. Okay? Quindi io già sono settata, ho già restretto il mio campo delle ipotesi alle cose che normalmente succedono al bar. Non mi aspetto di vedere partire un missile dal bagno del bar. Io mi aspetto di sentir parlare di caffè, di soldi, di ringraziamenti e di saluti. Sto restringendo il campo delle ipotesi, ok? Oppure previsione semantica. E l'amico mi dice: mai sentito il cane di Carlo? Allora, anche lì, sulla base della mia esperienza, io restringo l'ipotesi di quello che può essere successo a un cane. È finito sotto una macchina, ha vinto un concorso di bellezza canina, non lo so, è stato sterilizzato. Insomma, sulla base delle mie esperienze, delle mie conoscenze su quello che accade ai cani, comincio a restringere il campo delle ipotesi e si fa avanti in me la capacità di anticipare. E poi la previsione comunicativa, no? Per esempio, questo è l'esempio del a proposito. Se io adesso vi dico a proposito, voi vi aspettate che io vada avanti a parlare di linguistica. Sareste un po' disorientate se io vi dicessi a proposito, dove andate quest'estate in vacanza? È un po' strano, no? Non trovate. Quindi, più, e qui arriviamo, è più riusciamo. E adesso arrivo finalmente alla classe d'inglese, più riusciamo a dare ai nostri bambini le informazioni di contesto che permettono loro di fare anticipazioni, più li aiuto nella loro operazione di comprensione. Non si tratta di mettere la toppa, si tratta di educare il loro sistema di aspettazione, il loro sistema di fare ipotesi, il loro sistema intelligente di fare, che gli permette di fare delle ipotesi. Quindi, sostanzialmente, come faccio a aiutare i bambini? Concretamente, allora, sappiamo che noi comprendiamo meglio quando parliamo di cose che ci possiamo aspettare, per cose che in qualche maniera siamo in grado di prevedere. E allora, forse, per aiutare i nostri bambini a comprendere una lingua nella quale sono poco allenati, in cui hanno necessariamente poche informazioni, che cosa devo fare? Devo anticipare alcune informazioni che gli permettono di fare l'ipotesi, che non significa che gli traduco il testo prima di presentarglielo, ma significa che do delle informazioni precedentemente al testo. Ok? Vi faccio un esempio molto pratico. Quando io andavo, ho fatto liceo classico e quando non ero bravissima neanche in greco, perché non sono un fenomeno linguistico, e la cosa che mi faceva morire era vedere queste traduzioni di greco, a volte senza manco il titolo, senza manco il titolo, ok? Adesso mia figlia fa il liceo classico e oltre al titolo, che spesso è in italiano, c'è un occhiello, una specie di presentazione della versione sui libri di testo, almeno di un paio di righe, in cui si capisce. Uno, se parliamo di una battaglia navale, di una famosa episodio storico, di un mito, di un, non lo so, di un filosofo che parla con un altro, spesso addirittura con il nome o dell'autore o della persona di cui parliamo, per cui che ne so, se abbiamo le vite parallele di Plutarco, sappiamo che stiamo parlando di Vatelapesca, non mi ricordo. Tutte queste informazioni non è che servono perché poi effettivamente quando tu vai a tradurre ti trovi le stesse parole dell'occhiello. Non è quello il punto. Il punto è che sulla base della conoscenza del mondo, la tua conoscenza del mondo greco in quel modo lì, tu sei in grado di fare attivare delle ipotesi, disambiguare se trovi delle parole che possono dire una cosa o un'altra. In greco succede in continuazione. Essere in grado di contestualizzare le informazioni ed effettivamente far funzionare il tuo intuito linguistico. Ok? Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è: uno, ragiono sulla conoscenza del mondo che ha questo bambino. Io non posso parlare di pesce a un bambino che non ha mai visto il mare, non ha mai mangiato il pesce. Quindi devo in qualche maniera attivare le sue conoscenze, anche soltanto teoriche, circa il mare, il pesce. Ok? Perché altrimenti, se anche scoprisse che fish vuol dire pesce, quel bambino non ha veramente compreso. Ok? Quindi, che cosa possiamo fare
E torniamo a noi e al concreto. Possiamo utilizzare vari espedienti di anticipazione. Se giovedì avete sentito il corso, cioè il webinar sullo storytelling, avete visto che facevo delle idee che davo delle idee che sembravano un po' davanti spettacolo, tipo mettiamo le locandine. Sappiamo che venerdì c'è lo storytelling e noi mettiamo le locandine come se andassimo al cinema, che ci permettono di anticipare di che cosa parlerà la storia. Ok, è sicuramente una maniera interessante per attirare il loro interesse e la loro attenzione. Ve l'ho presentata così giovedì, ma non è soltanto questo, è anche un meccanismo di anticipazione che attiva le loro conoscenze su quella storia. Se per esempio noi stiamo parlando, racconteremo di Raperonzolo, e io comincio a presentarmi con una treccia bionda, i bambini cominceranno, oltre a chiedersi ma di chi è questa storia, magari non conoscono la storia di Raperonzolo, cominceranno a chiedersi ma cosa ci facciamo con questa treccia, e che cosa si può fare con una treccia bionda, una treccia bionda che pende da una torre dove c'è un'unica finestra, a cosa può servire? Meccanismi delle ipotesi. Per esempio, altro esempio che facevo giovedì scorso, se io farò una lettura condivisa o darò a casa un libro da leggere, ha senso fermarsi prima con tutta la classe a sfogliare il libro, a guardare le informazioni non testuali che il libro ci dà. Guardiamo la copertina, cerchiamo di interpretare il titolo, ok? Magari siamo sfortunati ed è David Copperfield, che è un nome e cognome, quindi o gli racconto la storia di David Copperfield o non mi dà molta informazione, ma se fosse 20.000 leghe sottomarini, 20.000 righe sotto mare mi dà tantissime informazioni che posso cominciare a far girare prima di leggere il libro, in qualche maniera. Quindi insieme possiamo guardare la copertina, l'immagine, l'indice, ok? Possiamo, questa è la cosa forse ancora più interessante, non essere frontali in tutto ciò, ma manipolare insieme alla classe queste informazioni. Si possono fare brainstorming, ok? 20.000 righe sotto mare. Cosa sono le righe? Cosa sono i mari? Perché sotto? Ah, forse parliamo di un sottomarino, se è sotto, una nave che va sotto il mare, ma esiste, bambini? Non lo so se esiste, controlliamo se esiste. Oppure possiamo fare, questo è un meccanismo molto sociale, no? Perché i bambini possono anche collaborare, farlo a squadre, ma anche io posso guidarli, posso fare mediazione in questo senso, quello che si chiama eliseting. Ok, quindi sostanzialmente un'altra cosa che posso fare, se io so che incontreremo un testo difficile dove ci saranno diverse parole che non conoscono, posso cominciare a chiedermi quali sono le parole che possono far sbloccare i meccanismi della comprensione. Posso contestualizzare la vicenda, cominciare a presentare i personaggi, poi nel testo troveranno le loro informazioni, ma io intanto ho dato delle informazioni, diciamo così, di contorno, un po' come quando apro una commedia di Shakespeare o una tragedia di Shakespeare, trovo prima i personaggi, comincio a capire le relazioni che ci sono tra i personaggi, per cui Ofelia, di che figlia, eccetera, dove succede, Danimarca, come, cosa sappiamo della Danimarca, eccetera. Ma posso, visto che sto parlando di una lingua straniera, anche riconoscere in anticipo le parole chiave, portatrici di significato, e attirare l'attenzione su quelle parole lì direttamente in inglese. Ora, qui non ho tempo di farlo, ma nel corso lo faremo, no? Come si fa a identificare le parole che portano significato, come si fa a presentarle prima del testo. A livello di significante, ok, e qui arriviamo alla parte più tecnica del corso. Come vi ho detto prima, io sicuramente posso ragionare sulla fonetica, ma prima ancora della fonetica, la cosa che ancora è precedente, quando sento un madrelingua, se lo so e mi dà una mappa di comprensione fondamentale, è il ritmo. Cioè, se io questa storia non la leggo, ma l'ascolto, e l'ascolto parlata da un madrelingua, io devo sapere che esiste il fatto che l'inglese, a differenza dell'italiano, ha le sillabe che hanno diverse durate. Ci sono delle sillabe evidenziate, ci sono delle parole che si sentono bene, per essere chiari, e delle parole che si sentono meno bene. Perché l'inglese funziona così, la lingua che funziona come una musica. Ci sono i picchi e ci sono le parole che invece vanno sotto il livello e si sentono meno. Ok, quali sono, questa cosa che aiuta tantissimo la comprensione del testo, le parole che si sentono bene e quali sono le parole che non si sentono bene? Ora ce lo facciamo dire da queste due ragazze perché lo fanno in maniera molto simpatica, e quindi faccio una piccola condivisione di alcuni minuti. Vediamo la differenza tra le parole che portano significato, ok, le parole semantiche, che sono quelle che sentiamo,
e le parole che invece sono funzionali e che non sentiamo bene. E questo è fondamentale, perché se un bambino italofono o italiano ragiona come l'italiano, sarà portato, quando ascolta un testo, magari quello degli Invalsi, a voler sentire tutte le parole. E vuole sentire il libro della nonna, vuole sentire della. Ma in inglese non funziona così, perché la preposizione è una di quelle parole che vanno sotto il livello del mare. In qualche maniera. Adesso ve lo faccio sentire perché lo raccontano benissimo. Se noi diamo questo tipo di guida ai nostri bambini, gli stiamo dando un enorme aiuto nella listening comprehension. Ed è una cosa che stranamente non si fa molto spesso. Ok, sentiamo queste due ragazze. Dura un paio di minuti. By going to extraenglishpractice.com. Sentite? Some languages are syllable timed languages. This means every syllable in a sentence has the same stress. English, though, is the opposite. We're a stress timed language. So that means certain syllables have more stress or more emphasis than other syllables. Having more stress means that the syllable is longer, it's louder, and it's higher pitched. How we determine what is a stressed syllable or not in English is based on whether the word is a content word or a function word. So we're going to explain what those are for you and give some examples, and then we'll look at some sentences together. So in general, content words are the words that hold meaning, and function words are grammar words. They're words Non that have sentite? functions grammatically. Ci sono le parole semantiche, le parole che conducono significato, ok? Quelle le sentiamo forti e chiare. Normalmente quelle parole lì sono parole che arrivano al nostro orecchio. E poi, e quelli sono sostantivi, ok? I verbi, le negazioni, ok? Gli aggettivi. E poi ci sono le parole funzionali, che sono le preposizioni, gli articoli, ok? I genitivi sassoni alle volte, nonostante siano delle forme aggettivali, potrebbero non andare tutte insieme e non sentirsi. Quindi, adesso vi faccio vedere la slide perché è abbastanza chiara vederla così. Loro fanno questo esempio. Poi ve lo metto, ok? Please call the doctor because my leg is broken. In realtà, quando loro parlano velocemente, le parole che si sentono veramente bene sono, please, in realtà si sente, call doctor, leg broken, che sono le parole che effettivamente conducono il significato. Ora, dare questo tipo di mappa ai bambini, fare questo esercizio di che cos'è una content word, che cos'è una function word, quali parole hai sentito, perché le hai sentite, fare questo tipo di lavoro strutturato con i bambini aiuta moltissimo a migliorare la listening comprehension se avranno a che fare con una listening comprehension registrata in modo naturale, o in generale un domani andranno a Londra, parleranno con un bambino inglese, parleranno con un adulto inglese e questo adulto parlerà con loro come io adesso sto parlando con voi. Esiste in tutte le lingue che sono dei fenomeni di coarticolazione, di articolazione veloce, ma questo fenomeno che accade in inglese, in italiano non accade. L'italiano è una lingua isosillabica. Tutte le sillabe hanno grosso modo la stessa quantità, la stessa durata. L'inglese invece è una lingua ritmica, ok? Dove alcune parole sono più rilevate, altre parole sono meno rilevate. E poiché l'inglese, c'è un motivo per questo, poiché l'inglese, a differenza dall'italiano, non è una lingua particolarmente flessiva, cioè io per esempio se dico la bambina bella, vi sto dando un sacco di informazioni, vi sto dando con la A di desinenza finale l'informazione che è una bambina, ok? E che è femmina. In inglese questa cosa non esiste perché non esiste, per esempio, sto facendo un esempio a caso, una desinenza maschile o femminile, singolare, no, singolare e plurale c'è perché c'è la S, perché ho detto una scemenza, proprio maschile o femminile della parola. Quindi molte informazioni in meno. Oppure sembra molto comodo, no? Infatti l'inglese non abbia la coniugazione dei verbi come noi, io, tu, egli, noi, voi, certo è molto comodo da imparare, però quando noi sentiamo parlare un inglese
Paolo, effettivamente noi non sappiamo mai se parliamo di lui o di noi, per esempio, o essi. Sappiamo soltanto la terza persona con la S. Al passato non sappiamo neanche questo. Con un verbo modale come can, non sappiamo neanche questo. Allora, l'inglese ci aiuta un po' perché mette sempre il soggetto, no? Per cui io non posso dire, io dico cammino, ma l'inglese dice sempre I walk, mette sempre il soggetto. Ok, ma a parte questo, l'inglese ha un meccanismo per dare informazioni che noi non abbiamo ed è precisamente il meccanismo della durata della parola. Le parole significanti in inglese, poi vi mando gli esempi con i video sotto, sono più rilevate rispetto alle parole che non conducono significato in inglese. Spesso ai bambini questa informazione non viene data. Invece questa informazione ai bambini, se la diamo, la strutturiamo, la giustifichiamo, la manipoliamo, ci giochiamo insieme, ci facciamo degli esercizi, questa è una delle informazioni dell'expectancy grammar. Questa è una delle informazioni che ci permette di agire intelligentemente nell'atto della comprensione. Quando noi vogliamo formare i nostri bambini all'atto della comprensione, noi come insegnanti dobbiamo chiederci qual è la loro conoscenza enciclopedica del mondo. Noi dobbiamo rendere chiara, evidente e leggibile la nostra intenzione comunicativa, ok? O l'intenzione comunicativa che ha il narratore della storia. È fondamentale, è assolutamente fondamentale contestualizzare. Per cui, quando noi all'inizio diamo le informazioni sulle relazioni che ci sono tra i personaggi, non solo li interessiamo perché il personaggio è accattivante, eccetera, ma gli diamo loro, scusate, delle informazioni che permettono di interpretare, ok? Perché saranno in grado anche di capire se una tale cosa è un'informazione, è una domanda, perché capiranno le relazioni tra i personaggi. Faremo un lavoro di analisi. Quali keywords possono sbloccare il loro meccanismo di intuizione linguistica? Ok? Faremo una guida, una mediazione al fine di formare non soltanto dei bambini che sanno 100 parole o 102 parole o 104 parole, ok? Ma che siano in grado di utilizzare consapevolmente le strategie di comprensione per capire. Ok? Per cui tutte le strategie che tu hai utilizzato in italiano, quali sono le strategie che utilizzi in italiano per comprendere? Ragioniamoci. Ok, quali ci vengono comode per capire questo testo in inglese? Anziché tradurre, facciamo un ragionamento di questo genere, un lavoro di questo tipo. Ok? E consapevolizziamo i bambini circa la finalità di quello che vogliamo fare con la nostra attività di listening comprehension. Dobbiamo svolgere un compito, abbiamo una performance tipo Invalsi. Ok, avremo quel tipo di ascolto lì, l'ascolto per i dati che ci servono per gli Invalsi. E invece, dobbiamo fare un ascolto di tipo, tra virgolette, culturale, come uno storytelling. Avremo tutto un altro tipo di ascolto, ascolteremo tutt'altro genere di dati. Ok, che quali sono le competenze, le conoscenze linguistiche che dobbiamo dare perché i nostri bambini siano in grado effettivamente un domani di comprendere l'inglese? Secondo me, quello che è irrinunciabile. Io non posso lavorare bene sulla listening comprehension senza aver dato ai miei bambini delle informazioni base, non dico tutte, però base, su come funziona la fonetica e la pronuncia inglese, perché non saranno in grado di riconoscere i fonemi con valore distintivo, quello che abbiamo detto prima. Ok? Latte e ratto sono la stessa cosa. Se una persona non sa che in italiano r, l sono due suoni diversi e che possono fare la differenza tra le parole. Faremo, è necessario fare, un lavoro esplicito sulla costruzione della frase, perché la singola parola, io posso sapere quattro parole in più, sei parole in meno, 12 parole in più, ma se io non ho implicitamente la rappresentazione dell'ordine di queste parole nella frase, non sarò in grado di creare le connessioni tra le parole stesse, di figurarmi come queste parole vanno a creare significato. E dovrò fare, e sarà necessario, un lavoro di sensibilizzazione all'intonazione e al ritmo. Cercare di riconoscere, si possono fare anche dei bellissimi esercizi di TPR, quando c'è una domanda, cosa succede? Va su, ok? Per esempio, quando c'è un elenco, cosa succede? L'intonazione fa così. I TPR ci vengono molto utili, ne parleremo nel corso, per figurarci il nostro lavoro articolatorio nella pronuncia e quindi riconoscere i suoni, ma ci viene molto molto utile anche per riconoscere l'intonazione e i segnali soprasegmentali delle parole. Il TPR ci può aiutare, se io sono un bambino e ho poche informazioni, anche a ritenerle e memorizzarle, tutte queste informazioni in più. Ok,
Ok, ho finito. Okay, ricordate che Multisensory English comincia mercoledì e vi ricordo che a partire dall'anno prossimo siamo interessati, siamo in grado e offriamo la possibilità di fare i corsi anche in presenza. Quindi se voi avete nel vostro istituto comprensivo dei colleghi che possono essere interessati a ascoltare i nostri corsi, potremmo organizzare un progetto formativo proprio per voi. Se invece siete degli insegnanti privati e lavorate su Bologna, Firenze, Roma, Torino e Venezia e volete mettere insieme le forze per fare, diciamo così, un network di formazione insegnanti, noi siamo interessati. Con questo e 6 minuti di ritardo ho finito.